Stai pronto, camminatore, all'ultimo giorno della grande avventura. Buongiorno raggi di sole, questa è la sesta tappa, abbiamo fatto colazione, abbiamo fatto anche la cacca. Ma te studi la notte, cioè, come, dove le trovi? Allora, Matteo è un po' dolorante alla caviglia dove ha preso la storta. Io ho amputato entrambi i polpacci, tanto per me quei muscoli non servivano più. No, e è comincia... tutto peso in eccesso. Quanti chilometri abbiamo? La 20? Ma non ve lo fare questo. Totte chilometri, dai, andiamo. Non l'ho voluto vedere. Siamo super carichi per questa grande avventura. Ci aspettano gli ultimi panorami e gli ultimi scorci di questo splendido cammino. Forza ragazzi! Insomma, dopo il primo dentello riscaldante della mattina... Dicevamo dopo? Primo dentello. Perché noi se non si parte in salita non ci calba. I nostri 50 metri di dislivello li abbiamo fatti. A posto. E andiamo avanti. Siamo sulla stradale. Perché comunque il scenario ci siamo già stati ieri, o perlomeno ci sono stati per noi. Ovvio. No vabbè, siamo arrivati quasi in cima, però il castello non ci interessava perché avevamo il bivio appunto per venire qui in albergo. Detto questo, dai, proseguiamo. Perché ora concessi anche belloccio a livello di scorci, dai. Il tratto su strada è durato ben poco per avventurarci subito dopo all'interno di sterminati campi dove sembrava di essere veramente nell'Hobbit. Tutto era meraviglioso, l'alba era stupenda e ci trovavamo immersi nel niente. E ve lo dico, stavamo ascoltando sigle di cartoni animati degli anni 70. Sì, lo so, non è propriamente normale, però ci stava. Fiesole, daje! Vedete là ragazzi, quella è l'ultima salita importante della Via degli Dei, quindi noi siamo fermi, stiamo smangiucchiando, bingo pippo, wow, wow. Smangiucchiamo, beviamo, refill dalla borraccia grande alla borraccia piccola, ci organizziamo per fare quest'ultimo strappo, buongiorno, e poi si scende verso Firenze, dai. Quest'ultima tappa mi ha fatto ancora di più capire quanto fosse bello e quanto sia bello stare in mezzo alla natura, quanto le persone riescano ad improvvisare cose meravigliose anche fuori dal mondo e come questo sport, questa passione che è il camminare in giro per il mondo ti faccia apprezzare tutto in maniera più lenta, più saporita. E ci aspettavano ancora qualche salita da affrontare, ma lo facevamo con tutta l'energia di chi stava per raggiungere finalmente la propria meta. Tecnicamente stiamo scendendo dall'ultimo monte. Non quadrerà, sta guardando l'indicazione, ma la regola dovremmo essere sul percorso giusto scendendo di qua. Forse abbiamo finito la parte sterrata, forse no, però ci dirigiamo belli operativi verso Fiesole, dove speriamo di trovarci con Giacomo per recuperare la mia luce da testa, altrimenti Giacomo vorrà dire che ci si vedrà in un prossimo cammino, me la riporterai. E niente, stanchi, felici. Sì, guarda, vedi gli dei. Guarda, guarda. Via degli dei. No, vieni a vedere. Noi dobbiamo andare qua e dritto. Per richiudere. E invece qui noi andremo a salire qua. Ok, però ci facciamo così e torniamo qua dopo. Ok. Va bene, dai, hai ragione. Stavolta ti do ragione, dai. Pausa pranzo a Fiesole, focaccina
e via. Cocatolina e via. Poi si riparte per Firenze. Fiesole è stata una tappa piuttosto piacevole, la cittadina è veramente molto accogliente e molto bella da visitare, soprattutto ci dava uno scorcio su Firenze molto molto bello. Infine abbiamo affrontato gli ultimi stretti sentieri per arrivare in città. Sentite il sottofondo musicale. Questo sottofondo ci dà un po' l'idea di quella che è la fine della Via degli Dei. Siamo quasi a Firenze. Siamo arrivati, Piazza della Signoria, ci ha aspettato Claudia, meno male, il buon Matteo, e abbiamo sconfitto la Via degli Dei. Impressioni a caldo da Matteo che ha sconfitto la Via degli Dei. Ne riparliamo tra qualche giorno. Fra qualche ora quando ci ghiacciamo. Claudia? Ciao mamma. C'è proprio la statua di sale, perfetto, ottimo. Ti ribisci. Beh ragazzi, andiamo in studio per chiudere questa avventura. Bene miei cari wannabe, wannabe del dottore, anche questa esperienza è giunta al termine. Per me è stata la prima esperienza di cammino la Via degli Dei ed è stata un'esperienza veramente fantastica. Faticosa, certamente faticosa, perché avevamo zaini da 18,5 kg a testa, perché eravamo mal organizzati del buon Matteo, era la nostra prima esperienza di un lungo cammino. Abbiamo portato le tende, abbiamo portato tanto cibo, fornelli, però ci sono serviti perché la tenda un pochetto l'abbiamo utilizzata. Detto questo ragazzi, che dire, per me è stato veramente importante conoscere tante persone nuove, affrontare il cammino insieme a loro che ci sorpassavano ogni mattina, perché noi partivamo presto ma essendo stracarichi e lenti venivamo spesso sorpassati. Detto questo però, vedere tutti gli ambienti, tutti i posti, le città, i paesi, è stata un'esperienza veramente fantastica. Ho messo a dura prova il mio corpo, che in questo momento in cui sto registrando questa conclusione è un po' fuori forma. Devo rimettermi al pezzo per tornare pronto per i prossimi cammini e per le prossime esperienze. Io vi ringrazio tantissimo per aver affrontato insieme a me questa avventura del Cammino degli Dei. Prossimamente avremo altri video di cammini più brevi come Gombitelli, ma a breve arriverà anche il Cammino dei Briganti. E quella sarà un'altra esperienza veramente degna di nota. Sto cercando di migliorare quelle che sono le mie skill in gestione e creazione di questi contenuti, venendo io dal mondo della pesca sportiva. Spero che vi piaceranno e spero che la community di Itinerari di Pesca, che adesso è la community del dottore Itinerari di Pesca and Outdoor, possa affascinarsi per queste avventure e seguirle insieme a me. Detto questo ragazzi, un bacione, tante care cose, e il nuovo motto che conclude i video del dottore dalla parte outdoor: l'impossibile è ad un solo passo da te.